Ciao a tutte ragazze, allora oggi vi mostro i miei prodotti preferiti del mese. Iniziamo subito perché spero di non fare un video lungo come quello dell'ultima volta. Allora, per prodotti make-up ve ne faccio vedere tre, due dei quali in realtà vi ho già mezzo vi ho già mostrato nel video haul che ho fatto 2 video fa, quindi magari alcune di voi le hanno già visti. Comunque, il primo nessuno ha visto, non ne ho ancora mai parlato in questo canale, però vabbè, insomma, non che io ne abbia altri, certo, giustamente, ed è questa. Allora, questa è una palettina Sleek che ringrazio tantissimo Margherita, mi ha portato dall'Inghilterra. È l'Ultra Matte V2, credo si legga. Praticamente tutti i colori, contiene all'interno tutti i colori matte scuri, mentre la 1 contiene tutti i colori chiari, ed è questa. Cioè, è bellissima. Allora, non ne ho fatto un uso stratosferico perché in realtà questo mese non mi sono truccata più di tanto. Ho utilizzato i colori matte però parecchio, per circa 3 settimane, come fossero delle matite. Quindi lo mettevo sopra, lo mettevo sotto nella rima infracigliare e sfumavo. Dava un effetto molto naturale, molto tranquillo per andare a scuola. E i miei colori preferiti sono, allora, non so se vi posso dire i nomi. Allora, aspettate. Credo siano così, quindi i miei colori preferiti sono Paper Bag, Noir, Thunder, che è bellissimo, e poi basta, però mi piacciono anche tantissimo Maple e Flash, che sono bellissimi, utilizzati in questo periodo autunnale, che sono due colori, diciamo soprattutto Maple, è molto tipo un rosso mattone, ma tutti i colori sono bellissimi e sono un po' polverosi, polverosi. La prima palette Sleek, per cui per me è stata una gioia provare gli ombretti Sleek perché ne sentivo sempre parlare ma non ne avevo mai potuti provare. E sono un po' polverosi ma sono di una scrivenza eccezionale e durano anche parecchio sulla palpebra. E sono molto belli, poi secondo me i colori matte sono dei must have perché qualsiasi trucco comunque deve avere all'interno dei colori matte, nella piega, insomma per forza, perché altrimenti troppi brillantini stancano. Comunque a me non piacciono soltanto brillantini, questa qui ha questi colori bellissimi e poi secondo me perfetti per il periodo invernale che arriverà. E tra l'altro anche il cosino, l'aggeggetto, non è malaccio, non è proprio malaccio, è buono soprattutto per fare quello che facevo io, quindi contornare l'occhio oppure per applicare quelli più colori, cioè magari se lo utilizzate su tutta la palpebra per applicarli proprio e poi per avere una colorazione comunque più forte, bellissima, ottima, mi piace tantissimo, cioè io sono tipo l'adoro, tipo onorificenze. Va bene, poi altri 2 prodottini make-up, che questi ve li ho già fatti vedere in quel video. Uno dei prodotti che ho più utilizzato fra tutti, questo proprio tutti i giorni, è l'unico prodotto labbra che ho utilizzato questo mese perché è tranquillissimo. Sì, questo mese proprio ho voglia di truccarmi, saltami addosso. È questo lip gloss di Elf nella colorazione Vixen che ho comprato recentemente quando ho fatto l'ordine Elf. Mi piace molto, è quello che indosso, ma è lucido, abbastanza idratante, è molto comodo da applicare e facile perché insomma lo scovolino si dovete soltanto girare ed è praticissimo. Ed ha questo riflesso rosso, insomma colora un po' le labbra, è carino per questo periodo, diciamo a settembre mi piace tanto utilizzare i colori rossi accesi. È molto molto carino, soprattutto ottimo per andare a scuola perché spesso non mi va di truccarmi tanto per andare a scuola, quindi un lucido labbra come questo, che poi non è molto appiccicoso, è ottimo. Dovete parlare tanto, insomma, con i fili che camminano non mi sembra il caso. A quanto a rosso, così acceso che mi piace tanto, lo smalto che ho utilizzato di più questo mese è questo qui che ho preso con il coupon della Pupa, dei Long Lasting, no, dei Lasting Color Gel. Questo è lo 043 e mi è piaciuto tantissimo. Questo è un rosso tendente un po' all'arancio, un rosso molto molto acceso e molto vivo, stracarino sulle unghie. Tra l'altro questi smaltini mi piacciono, ho potuto provare anche l'altro che avevo preso, che è questo qui color rosa antico, marroncino rosa. Mi piacciono tantissimo in quanto a scrivenza, colore, cioè proprio la scrivenza, una passata basterebbe, io ne faccio sempre due perché mi penso che duri di più lo smalto con 2 passate, mi sembra più ferreo. Però una basterebbe quasi. Non ho utilizzato il top coat mai su quello rosso, su quello sì, e devo dire che senza top coat mi è durato di più che con il top coat. Quindi ancora ho poco da dire. In realtà
L'unica cosa che non mi convince proprio tanto di questi smaltini è effetto gel. Cioè, l'effetto gel sta giusto nel fatto che colorano tanto, ma non hanno dando quell'effetto molto elevato sull'unghia, che può piacere o non piacere. Cioè, alcuni giorni anche a me potrebbe piacere di più uno smalto super, super laccoso, quasi lacca, e altri giorni invece mi piacciono gli smaltini più tranquilli che sembrano smalto sulle unghie. Questo ve lo consiglio, è veramente carino, e anche se magari apprezzo prezzo pieno, costa sui 3,50 euro, comunque secondo me anche a prezzo pieno, dicevo, è un ottimo ottimo prezzo per questi smaltini, perché valgono molto. Poi basta per quanto riguarda make up, perché ho utilizzato veramente pochissimo questo mese, non mi andava per niente di truccarmi, ma proprio per niente. Quanto accessori, allora, accessori ho utilizzato tantissimo questi due. Allora, questo è un braccialetto che l'anello è di mia mamma, aspettate che ve li zoomo. L'anello è di mia mamma, praticamente è un anello che lei non utilizzava più perché non le entrava più, e quindi ho preso io. E questo qui invece è un braccialetto che mi era stato regalato in tempi immemori, e devo dire che entrambi mi piacciono tantissimo con lo smalto rosso, quindi con quel rosso secondo me stanno benissimo. Questo qui è d'oro, anche l'anello è oro e ha le pietre... Cos'era? Vabbè, alla finestra, questa pietra è blu e questi anellini sono fatti in pietra, credo sia pietra dura, sono sempre blu. Quindi secondo me il blu, l'oro e il rosso stanno benissimo insieme. E mi è piaciuto veramente utilizzarli insieme a quello smalto, veramente veramente carini. E altro accessorio, se così si può definire, che ho utilizzato tantissimo in questo mese è questa sciarpina. Questa qui è un foulard più che una sciarpina, anche questo vintage, cioè di mia mamma. Semplice semplice, che ha questa fantasia fiorata, che però insomma non è fa molto vecchia, anzi è molto carina ed è blu e ha un sacco di colori diversi dentro, ci sono delle chiazze rosa, delle chiazze fucsia, insomma, e l'ho abbinata quasi tutti i giorni perché è iniziato a fare un po' più freddo e quindi mi piace essere protetta anche sul collo, e quindi questa qui l'ho veramente stra utilizzata. Tra l'altro ha di questa stoffa tipo... tipo boh, non ne ho idea, che si rimpicciolisce tantissimo, quindi questa qua quando non la metto la pallottolo e la metto in borsa, c'entra sempre. Poi cibo, il mio cibo preferito del mese assolutamente sono le barrette fitness, no, non è vero, ho detto una cavolata, Kellogg's Special K, sono buonissime, io ne mangio sempre una dopo pranzo. Preferisco mangiare un po' meno a pranzo e mangiarmi questa, perché senza un dolce non riesco a stare. Sì, sono un'obesa, evviva! Queste sono buonissime, hanno solo 89 calorie, è da vedere, cioè nel senso alla fine magari contengono pure grassi, cioè boh, non lo so. Non mi fido tanto delle cose a basse calorie, anche se poi me ne mangio. Ovvio che hanno 89, sto zitta che è meglio, comunque sono super buone, cioè io me ne mangerei anche se non stessi attenta, cioè anche se non avessero 89 calorie. Perché sanno di miele, cioccolato fondente, tipo sbav, buonissime. Queste qua proprio, cioè, le utilizzate. Sì, le utilizzate. Parlo sempre di make-up, sono abituata. Le ho mangiate tutti i giorni, veramente. Sto dando tutti i soldi alla Kellogg's. Poi, infine, vi volevo dire il nome di due dei gruppi preferiti, diciamo, del mese di musica, che sto ascoltando tantissimo e mi piacciono tantissimo le loro canzoni. Magari a molti di voi possono piacere, comunque i gusti musicali sono molto personali. E mi sto chiudendo con gli Imagine Dragons, sono fighissimi, cioè tipo un grande chiusone, mi piace da morire, Bleeding Out, Demons e... che cos'altro? Boh, altre, ma mi piacciono tutte, anche perché hanno fatto solo un album, e sempre solo un album hanno fatto i Bastille, cioè io mi sto chiudendo di brutto con i Bastille. Things We Lost in the Fire è bellissima, mi piace Pompei, vabbè, ma quella mi è sempre piaciuta, e che cos'altro? Boh, Weight of Living è loro ed è bellissima la parte 1, cioè è proprio super figa, vabbè, e quindi mi piacciono tipo tantissimo, e quindi se non li avete mai sentiti, non li avete mai ascoltati, andate a sentire le loro canzoni perché ne vale la pena, sono veramente veramente bravi. E niente ragazzi, questo è tutto, non ho granché da dirvi questo mese, ma diciamo ho utilizzato pochi trucchi, ho fatto poche cose un po' giù, vabbè. Lasciamo stare, e anche con questa luce, anche oggi dalla faccia oscurata, io vi mando un grande bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, ciao ciao!